Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Quarta giornata, torneo Ladies Cup. Vediamo ora le due squadre che entrano in campo. AC Neutrine in maglia rosa, le Smirzi in maglia granata. Ora le squadre che si schierano al centro del campo per il saluto al pubblico. Ora le due squadre salutano a vicenda. Sarà Sandro Stanziano ad arbitrare questo match. Possiamo chiudere il collegamento e per l'inizio di questo primo tempo un saluto da Boateng. Inizio del primo tempo tra AC Neutrine contro le Smirzi. AC Neutrine che stanno perdendo per 3-1 a vantaggio delle Smirzi in maglia granata, che ora provano! Palla di poco al lato. Ora si appresterà la battuta. Il portiere Sara Watson servire la propria compagna. La palla è errata. Ancora Watson arriva sul pallone. Lalla. La palla al centro per Vastarelli. Vastarelli il controllo, il dribbling. Ancora Vastarelli in possesso di palla. Servire la propria compagna, ma la palla finisce in calcio d'angolo per le Neutrine. Ancora al centro. Si chiude bene la retroguardia delle Smirz. Ancora Neutrine che provano. Ancora fallo laterale. La palla è messa al centro in modo errato, però provano a ripartire le Smirzi. Ancora Vastarelli, però Caparbia in aria. La palla è buttata lunga, prova l'aggancio la numero 4 delle Smirzi, ma il controllo non è dei migliori. La palla ancora in fallo laterale per le Neutrine con Lalla. Palla al centro, troppo lunga, Vastarelli non può arrivare sulla sfera. Rimessa dal fondo per l'estremo difensore delle Smirzi. Rimessa dal fondo battuta. Chianese. Palla per la propria compagna che avanza, palla al piede. Si chiude bene, Festa. Sull'altra parte del campo. Ancora provano le Smirzi, ma è cambio di battuta. Simeone prova, ma la numero 4 delle Smirzi contrasta. Festa ancora sul punto di battuta. Palla lunga, cercare la compagna Vastarelli, che però in anticipata molto bene, però Caparbia mette, recupera la sfera. Si affaccia ora sulla metà campo avversaria, prova il tiro, deviato, calcio d'angolo. Chianese si oppone. Vastarelli scatenata, ancora al centro, rete, la splendida rete delle Neutrine con la numero 11. Pirro, ancora provano le Smirzi. Simeone, gladiatore in mezzo al campo, prova ad avanzare, palla a piedi, ancora in dribbling, ancora contrasto che stava per favorirle, spazza la retroguardia delle Smirzi. Sandro Mirro. Pirro, l'autore del gol per le Neutrine, che ora provano a recuperare lo svantaggio, ma le Smirzi non ci stanno e vogliono ancora incrementare il proprio vantaggio. Lancio lungo, portiere blocca la sfera, servire la propria compagna Festa che non aggancia, rimessa laterale per le Smirzi. Ricordiamo il risultato di 3-2, ma possiamo chiudere il collegamento per questo primo tempo da Boateng. Inizio il secondo tempo tra la formazione in maglia rosa, le AC Neutrine contro le Smirzi in maglia granata. Risultato di 4-2 che favorisce quest'ultima partita emozionante e ricca di azioni da gol.
Ora vediamo un fallo lì al centro del campo subito dalla formazione in maglia granata. Sembra nulla di grave l'infortunio della giocatrice. A terra, tra un po' si riprenderà a giocare. Ricordiamo il risultato di 4-2 per le Smirzi. Si rialza la numero 4. Calcio di punizione per le Smirzi. Neutrine che devono cercare di riaprire il match con nuove idee, con freschezza e qualità. Battuta la palla, punizione, splenda. Sara Watson respinge con le ginocchia. Ora prova la numero 11 al centro per Vastarelli. Vastarelli si gira, prova il controllo con la suola. Ancora Vastarelli, possesso di palla, prova a concludere in porta. Festa, rimette di nuovo la palla al centro. Il tiro, ancora l'estremo difensore delle Smirzi si salva. Ora provano a ripartire in contropiede. Si chiudono bene però, si riposizionano le neutrine. Rimessa laterale appunto per le neutrine al centro per Vastarelli, che non può arrivare all'appuntamento con il pallone. Partita bella, vincente. Andiamo ora, ancora rimessa laterale in attacco per le Smirzi. Guardiamo la palla, è preda dell'estremo difensore delle AC Neutrine, Sara Watson. Servire la propria compagna, la numero 11, che avanza indisturbata, palla al piede, prova a servire Lalla, che a sua volta prova a servire Festa, che però perde la sfera, prova in qualche modo a recuperare il pallone Lalla, ma la palla è ancora in rimessa laterale in attacco per le Smirzi con la numero 4. Palla per Chianese al centro, prova il numero, la numero 20, Leziosa, però non riesce il suo gioco. Ancora la palla è per le AC Neutrine. Vastarelli sul punto di battuta, rimessa laterale in attacco, posizione il pallone sulla linea, uno sguardo al centro, il pallone arriva direttamente in fallo di fondo. Ancora provano, c'è due giga pure qua, la formazione in maglia granata. Sandro, devo mettere qua Sara Watson. Adesso restituisce il pallone a Festa, che deve battere la rimessa laterale in posizione un po' difficoltosa, ma spazza lontano Simeone, prova ad arrivare sul pallone, ma ancora chiusa da un'ottima Chianese. Ancora la palla è spazzata lontano. Possiamo chiudere il collegamento per questo primo tempo ricordando il risultato di 4-2 per le Smirzi ai danni delle AC Neutrine. Un saluto da Boateng.